Allora, oggi devo lavarmi i capelli come tutte le volte, quindi ho deciso di farvi il video. E condivido con voi un styling particolare per i capelli lisci. Nel frattempo tolgo via la pettinatura che avevo fatto l'altra volta. Sentite picchiettare perché ho gli operai a casa, ma sono sopra della signora, hanno fatto già una parte del lavoro. E sono dalla signora sopra per rompergli il pavimento. A me mi hanno rotto il tetto. Ho scongelato 2 fette di latte di cocco. Vado a lavare i capelli e ci vediamo dopo. Ho lavato i capelli. Più li lavo, più schiarisce abbastanza il colore. E mi piace abbastanza sta cosa. Allora, adesso cercare il latte di cocco sui capelli. Faccio sciogliere un pochino. Latte di cocco è molto nutritivo per i capelli, soprattutto dopo che gli ho fatto il colore, hanno bisogno di idratazione. Io compro la latta che trovate al Lidl, costa 1,50 euro, e la uso per maschera, la uso anche per mangiare, per prepararla, la uso al posto della panna di solito. Faccio sciogliere. E soprattutto le punta. E poi sapendo che è freddo, penetrerà più velocemente. Allora, pettiniamo i capelli. Uso il bidone dell'acqua perché io non compro le bottiglie, ma compro un bidone di 3, faccio uno di 5 litri e l'altro di 6, e io uso quelli per allenarmi, soprattutto i glutei. Allora, e ho sudato come un dannato, allora ho detto ho bisogno, li lavo anche i capelli perché erano veramente inguardabili. Cominciamo con il styling. Allora, ieri ho lavato tutti i pettini e come sapete, questa si apre, questa parte qua si apre, faccio vedere. Aspetta, si apre e si possono modificare. L'ho smontata tutta, ho lavato la parte dentro e ho modificato la posizione dei dentini, perché così l'ho concentrati più di questo lato di qua, perché così riesco a fare il styling. E sinceramente ci sono altri che non hanno questa parte di gomma, che più sono più rigidi e costano meno. L'altra volta l'ho vista, costava tipo sul 3 euro, e quindi forse la prossima volta vado a prenderla, tendo a prendere quello, però per il momento mi arrangio finché non le rimangono solo 2 dentini, me la tengo. Ok. Come vedete, la metà testa davanti, cerco sempre di separarle in una maniera orizzontale perché così non mi si crea la riga in mezzo dei capelli, sia al centro che al laterale. La laterale la creo dopo, giusto perché non mi cadono davanti, perché ce l'ho abbastanza lunghi davanti, quindi mi cadono sugli occhi e non mi piace, già non mi si vede la faccia, e quindi cerco sempre di ligarli di lato quando si asciugano, però durante il style comunque
preferisco questa tecnica qua perché l'ho provata da vari lavaggi, mi trovo abbastanza bene, perché purtroppo la riga in mezzo ci rimane la memoria nei capelli quando li laviamo o quando li facciamo il style in quella riga. Quindi questa qua è l'unica maniera che ho trovato fino adesso che mi aiuta a non avere la riga sia di lato che in mezzo. Dopo che ho finito il styling vado ad applicare un pochettino di vaselina, la metto nella mano e la faccio sciogliere un attimo. Invece il prossimo video della prossima settimana vi faccio la recensione di Novex, una crema balsamo che non si risciacqua per il styling dei capelli ricci, quindi vi aspetto. Vado a passeggiare con Cali e faccio vedere il risultato finale. Allora, sono tornata dalla passeggiata con Cali. Guardate come sono belli. Sono bellissimi. Ok, allora metto un pochettino di questa ultima, proprio ultima goccia. Si esce di questo L'Isir di Argan, lo metto nella radice, adesso vado a dare il volume, come sempre col pettine africano. Guarda. Adesso vado ad applicare il gel di bambù, perché mi è finito quello di aloe, e lo metto Bella gente, se vi piace questo video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutte le ragazze che mi seguono e a tutti i ragazzi che mi seguono. Un bacione da me e Cali e Gatto. Mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, vi voglio un mondo di bene e buona domenica a tutti. Ciao!